Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto due cose veloci. La prima cosa è che prossimamente ho deciso di fare un chroma key come si deve, fare una cosa come si deve e quindi pagare per farlo. Ma non comprare un set di chroma key e luci già fatto, no, perché io penso sempre a quanto possa essere complicato per qualcuno che non ha un tornaconto economico fare questo, e quindi quello che voglio fare io non è comprarlo ma crearlo in modo facile o difficile che sia, ma comunque crearlo, quindi abbattere quasi completamente i costi, quindi creare un contenuto chiaramente col tutorial che magari possa essere d'aiuto anche a voi e poi ovviamente dimostrare come funziona e se funziona tramite un video. Quindi è una cosa che farò dopo il 25, perché c'è Black Friday e io posseggo un PC con una 1080 GTX, una PlayStation 4 Pro e non ho il TV 4K. Quindi siccome volevo l'ultima cosa più figa che c'era, perché sì, perché se io cambio un prodotto in casa mia, un prodotto che è una cosa che utilizzo tutti i giorni costantemente, voglio il meglio che c'è. Perché voglio il meglio che c'è? Perché è una cosa che poi non cambierò per una decina d'anni. Quindi sono andato su un OLED LG 4K HDR da 1700 euro preso col finanziamento, perché se no non ce la fo. E allora capite che un attimo di spesa c'è stata. Attualmente sono completamente al pollo coi soldi. Quindi un attimo, dopo il 25 vedo di capire come costruirlo, farò un progettino e di conseguenza farò anche una lista della spesa che devo avere, presumo sui 30 euro, 40 euro al massimo, che non ho adesso, ma che avrò poi, e quindi faccio la cosa. Seconda notizia, scusate se faccio l'intro, ma devo, dal 15 dicembre alla fine di dicembre, al 24 dicembre, questo canale sarà morto. Vi spiego perché. Perché io ho una vita, ho una ragazza, e vogliamo vivere la nostra vita. Come vogliamo vivere la nostra vita? Vogliamo andarcene dall'Italia. E quindi dal 14, dal 15, non so cosa ho detto prima, non ricordo, al 2024 noi andremo a Tenerife a fare una mezza vacanza e a informarci sul posto, ecco. Perché sì, mi sembra che sia ora di dare una svolta alla vita e insomma sistemare tante cose. Quindi in quelle date io non potrò caricare video perché non posseggo ancora una partnership, attualmente non la voglio, a meno che non capiti qualcosa o comunque sia una partnership che merita davvero. Quindi non posso programmare la data di uscita dei video. Quindi questo implica che io dovrei essere fisicamente in questo luogo per caricare il video, cosa che non potrò essere. E sì, potrei farlo da là, ma attualmente il mio portatile non è in grado di fare una minchia, è un computer del cazzo. Mentre la mia ragazza dovrebbe comprare un computer portatile da gaming, ma attualmente mancano i fondi. Quindi è una cosa che per quei giorni non si saranno video su questo canale, io l'ho detto. Poi dopo si ricomincia normalmente. Tra l'altro vi porterò anche un vlog di Tenerife fatto come si deve, dove spiegherò sia il concetto della movida, del divertimento eccetera, ma anche ovviamente delle questioni più importanti inerenti al vivere in codesto luogo. Bene, detto questo, ho finito con le premesse e iniziamo con la recensione. Iniziamo a parlare, sì, perché fanno un ottimo lavoro i recensori. Diciamo un cazzo, io non sono un recensore professionale, quindi è giusto che parlo un po' così. Comunque, parliamo di Doctor Strange. Perché arriva così tardi il video del Doctor Strange? È molto semplice, perché non avevo voglia di andarlo a vedere. Sinceramente, ultimamente, a parte che non sto guardando molti film e si nota anche che c'è praticamente solo recensioni dei giochi, però i film della Marvel o comunque della DC o dei supereroi in generale mi hanno un po' rotto il cazzo. E allora avevo detto, ma no, non lo voglio vedere. Non ho nemmeno visto il trailer al momento, mi sono informato niente, boh. Poi è arrivato un mio amico che ha adorato questo film. Ma c'è l'attore di Sherlock Holmes, dobbiamo andarlo a vedere. E allora siamo andati la settimana scorsa al cinema e siamo andati a vedere il Doctor Strange. E che cos'è il Doctor Strange? Il Doctor Strange è un film che sapevo già com'era. Sapevo già come iniziava e come finiva. Perché? Perché
generi di film su questo argomento, sull'argomento delle dimensioni, il chakra, la forza interiore e creature extradimensionali, ne ho visti un'infinità, quindi cosa poteva essere molto diverso? Niente, era praticamente uguale a quelli che ho già visto. Per carità, cambiano gli effetti, cambia il personaggio, cambia la trama, ma bene o male è quello il discorso, no? E praticamente l'unica cosa a rendere questo film, a parer mio, gusti miei, bello era appunto l'attore che si ricalcava un po' quello che è il marchio di Sherlock Holmes. Guardando quel film, io tutto il film ho detto, va, c'è Sherlock che fa il Dottor Strange. Perché ho detto così? Perché il modo di recitare di questo attore, che pensate, mi piace talmente tanto che non so neanche il nome, a parte che non so nessun nome di attore, non mi interessa, non mi informo, io sono quella persona che stringe la mano a qualcuno e si dimentica subito il suo nome, quindi sarebbe un disastro. Ad ogni modo, il suo modo di fare è unico, secondo me, quindi mi ha preso proprio per quello. E il film praticamente tratta della questione extradimensionale del nostro corpo astrale, dei nostri di una sorta di vita al di là del corpo, una cosa del genere, con più dimensioni, con più creature diverse, poteri speciali ottenibili tramite l'esercizio della mente, insomma, la menata è quella. Però ciò che continua a non piacermi dei film della Marvel, o comunque dei supereroi, che la timeline è sempre la stessa, no? L'eroe è qui, è un uomo normale, è un coglione, oppure è un miliardario che perde tutto, è solito, no? Poi trova questi poteri, diventa il paladino della giustizia, va avanti, salva il mondo, e di mezzo c'è sempre la storia d'amore, no? Storia d'amore che a volte ha senso, a volte no. Per esempio, la storia d'amore tra Superman e Lois Lane ha senso perché è molto importante nella storia di Superman, ma qui per esempio non c'entrava una sega, c'era sta infermiera, non mi ricordo nemmeno se si sono baciati a stampa, ma mi pare in guancia, quindi poi buttata lì, no? Guarda, c'è una persona importante nella sua vita, punto, non... sempre dei frame su frame sprecati per qualcosa che non serve. Allora, o fai la storia d'amore, la rendi importante, e quindi la rendi un po' l'obiettivo principale, no? Ovvero che innamorato perso la rapiscono, la deve salvare, per esempio, oppure non ci metti dei frame a caso quando non c'entrano niente. A me queste storie d'amore nei film che non c'entrano niente mi hanno rotto i coglioni. Per quanto riguarda invece la questione metafisica, cazzi ammazzi, direi che è stata esposta bene. Perché? Perché in un ambito del genere, sono tutte teorie chiaramente, no? non vi sto dicendo di credere a queste teorie, però nell'ambito di queste teorie tutto è possibile, ma veramente tutto è possibile, perché tu non sai se c'è qualcosa di là, cosa c'è di là, non sai un cazzo, quindi quando apri un varco dimensionale verso altre dimensioni puoi sbatterci quello che ti pare, che intanto è uguale, qualsiasi cosa può esistere davvero in una dimensione parallela. E loro cosa hanno fatto? L'hanno buttata su una sorta di colorazioni fighe, un viaggio astrale tripposo, pieno di effetti, luci, cose che si piegano e la città che si deforma, tanta roba, no? Da bello da vedere, per carità, mi immagino i videomaker dietro quanti schiaffi si davano da solo per aver detto perché ho accettato il lavoro di fare questa roba qui, perché era veramente un casino di effetti, un miscuglio assurdo, però... ci poteva stare, insomma, ci poteva stare, e mi è piaciuto molto come hanno fatto gli effetti. Dottor Strange, secondo me, come film di supereroi, merita di essere visto. È uno di quelli che effettivamente mi è piaciuto di più. Però voglio comunque ammettere, forse sono un po' di parte perché l'attore era quello di Sherlock, che a me piace come attore. Se a te, per esempio, l'attore di Sherlock Holmes non piace, io te lo sconsiglio vivamente, perché il più di quel film è proprio per l'attore. Se poi non hai mai visto un film basato su queste teorie, te lo consiglio lo stesso, perché come primo approccio è bello, però se proprio non ti piacciono queste teorie, questo giro, anche se c'è quell'attore, li lascia perdere, perché non ti piacerà nemmeno questo, sono tutti uguali alla fine, più o meno si assomigliano tutti. Ad ogni modo, ragazzi, io posso dire di essere soddisfatto di aver speso i miei 10 euro in questo film, e basta, era bello, tutto sommato era bello, non è sempre quel solito film che ti cambia la vita, però era bello, ecco, sì, mi è piaciuto. Spero di esservi stato d'aiuto se avevate dei dubbi, e niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, e ciao a tutti!
Ma che bravo sei arrivato alla fine, un biscottino per te. Se hai trovato il video interessante lascia un mi piace, se ti rode il culo metti un non mi piace, oppure commenta qua sotto per dirmi quanto sono bravo o quanto ti sto sul cazzo. Lo vedi quel bottoncino rosso con scritto iscriviti? Cliccalo e guarda la magia.